Paolo, una grande pagina per la Sicilia, per il ciclismo siciliano, è un grande sponsor che punta sulla bicicletta, un sogno qualche anno fa che oggi è diventato realtà. Ne ho appena parlato all'ingresso del teatro con Valentino Sciotti, e mi ha detto: a me piace rompere gli schemi, è una pazzia. Ho detto: no Valentino, è una favola, stai regalando a noi siciliani, Nico Noi, ormai acquisito da 12 anni vivo qui, qualcosa che non c'era mai stato prima, una prospettiva per i nostri ragazzi, perché poi la verità è questo qua. Noi ci lamentiamo spesso della continuità territoriale, no? Per queste feste si cercava di capire come rientrare a prezzi agevolati, a noi ci manca questa continuità territoriale con l'Italia, il ciclismo la sta dando, e dobbiamo ringraziare chi ha messo le basi perché questo davvero succedesse, perché allenare i ragazzi, che è il mio lavoro qua, ha significato se tu sei in grado di dargli una prospettiva. Questa squadra è una prospettiva per un ragazzino siciliano che culla il sogno di diventare un campione e vede i campioni vicino a sé e comincia a pensare che è possibile. In una terra dove i giovani fuggono, no? In una terra dove c'è il sole, dove c'è un clima ideale per il ciclismo, potrebbe essere una controtendenza. Il ciclismo paradossalmente che frena i nostri giovani per non farli andare via. Anche questo è un sogno, chissà. No, questa è una realtà, è quello che stiamo costruendo da anni anche nel comprensorio dell'Etna, col parco ciclistico dell'Etna. Chi ha lungimiranza sa bene che questa è una terra fantastica e spesso siamo noi da fuori a farvelo ricordare. E il nostro impegno è quello di portare sempre più ciclismo qui, sempre più turisti qui. Lo sta facendo anche la Regione, organizzando il Giro d'Italia, le tappe del Giro della Sicilia, la grande partenza del Giro nel 2021. La Sicilia e il ciclismo si sposano molto bene. Questa è una terra di ciclismo, di grandi ciclisti. Non dimentichiamo che l'ultimo vincitore del Tour de France non è nato a Brugherio piuttosto che a Treviso piuttosto che a Firenze, no, è nato a Messina e questi giorni sta trascorrendo le feste di Natale a casa sua a Messina. Questa festa quanto è anche merito tuo? Ma per niente, io sono un entusiasta. Prego ospite di questa festa. Grazie, ciao. Minuto.